ed è emerso molto bene un forte grado di consenso sull'ambizione e gli indirizzi di questo piano per il rilancio del Paese che stiamo elaborando, orientato ai grandi assi dell'innovazione, della sostenibilità, della formazione, della coesione sociale e territoriale. E anche il nesso tra le misure senza precedenti che stiamo realizzando insieme agli altri paesi europei per contenere gli effetti economici del virus, per non lasciare indietro nessuno, e la seconda fase che guarda al domani, perché appunto questo grande piano per il rilancio del Paese deve puntare anche a trasformare l'Italia e a cogliere le straordinarie opportunità che si aprono nel nostro Paese anche grazie a questo grande piano di investimenti europeo che l'Italia ha contribuito a far mettere in campo con la proposta della Commissione europea. Il perno di questo piano che stiamo elaborando saranno gli investimenti. Noi vogliamo portare il livello degli investimenti pubblici e degli investimenti privati al di sopra dei livelli precedenti alla grande crisi. Vogliamo diventare tra i paesi che investono di più in scuola, in ricerca, in formazione, in innovazione. Vogliamo completare e rendere di eccellenza la nostra rete di infrastrutture materiali e immateriali, vogliamo diventare leader nei pagamenti digitali, vogliamo trovare le risorse contrastando l'evasione fiscale e al tempo stesso attingendo appieno a questo grande piano per il rilancio dell'Europa che si sta mettendo in campo, come l'Italia aveva chiesto, e che si fonda sulle emissioni di titoli comuni europei per finanziare spese comuni. Stiamo lavorando sugli obiettivi, sui principi, anche su alcune grandi scelte di fondo. Oggi si è discusso, serve o no una fiscalità di vantaggio per il mezzogiorno, come accompagnare le trasformazioni del mercato del lavoro e come modulare meglio il nostro sistema di ammortizzatori sociali, grandi scelte di fondo, e al tempo stesso stiamo definendo una serie di missioni, di pacchetti, di riforme, di investimento che in concreto poi realizzeranno delle misure su cui stiamo lavorando e che poi convergeranno nel nostro piano di sviluppo e di rilancio del Paese. Quindi si annuncia come una giornata così intensa, una settimana ricca in cui ascolteremo le forze produttive, economiche e sociali del nostro Paese, perché di fronte a una prospettiva di questa portata occorre il massimo livello di coinvolgimento delle forze vive del Paese per un grande patto per lo sviluppo. E poi naturalmente definiremo questo piano e adotteremo tutte le misure necessarie a realizzarlo.